Elise. Aveline, ma Kandal è ancora vivo? Terrà una cerimonia stanotte. Venerabile, ho ciò che vi manda Rusion. Grazie. Questo Macandal ha una brutta influenza sulla gente di Saint-Angers. Se vuoi fermarlo, io ti aiuterò. Già, la sua ombra romana dalle rive del lago Bolshan. Ha un veleno in suo possesso da cui non si può guarire se ti conge. Ti darò un antidoto, ma non fermerà il veleno. Limiterà soltanto i danni. Hai poco tempo. Devi prenderlo ora. Davvero ottimo, direi. Grazie. Ti raggiungerò stanotte. Mi vestirò da schiava per confondermi tra i seguaci di Macandal. Andiamo appena sei pronta. San Giovanni resterà di sasso. Da quanto tempo lavori con Rusion? Da anni. È il tuo... ecco... Dillo, no! No, no! Non fraintendermi, mi taglierei un braccio per lui, ma non ci andrei a letto neanche se fosse l'ultimo uomo della Nuova Francia. Come lo conosci? Tu so... Rusion mi ha salvato la vita tempo fa. Mi sentivo in debito, così l'ho aiutato nei suoi affari. Quel demonio mi ha insegnato qualche trucco e il mestiere, per così dire. Certo, ora faccio tutto io. Beh, ci siamo. Il regno dei morti. Carino, vero? Se manterrai la parola. Certo, signore. Mi ha addestrato. So molto bene chi è stato il tuo maestro, Baptiste. Ma ricordati a chi devi la tua lealtà. Non vi deluderò. Lo spero per te. Miei fidati seguaci, state pronti. Il momento del rito è giunto. Ah!
Io mi avvicino dall'esterno e creo un diversivo. Aspetta prima di muoverti. Signor sì, mio capitano. Dovrà uscire allo scoperto. Come conosci Agathe? Quindi è qui, come pensavo. Agathe era un mio allievo. Se non fosse stato per quella ladra... Chi sei in realtà? Il vero Makandar è stato arso vivo. Vedo che conosci la storia. Molto bene. François Makandal era il mio maestro e un assassino, ma ha fallito. Lei ci tradì e lui morì. Non farò lo stesso errore e porterò a compimento il suo destino. Resiste al veleno. Veloce, preciso. Il mio fratello traditore l'ha addestrata bene. Ma non manderà a morte i nostri piani. Thank you.
Per mano tua, Agathe mi tradisce per l'ultima volta. Il ciondolo che porti lo conosco bene. La prima volta che Agathe mi ha tradito fu per quella donna, la ladra. Ne portava uno molto simile. Lei chi era? Come si chiamava? Come si chiamava? Ecco qualcosa che non vogliono che tu sappia. Ti aiuterò a scoprire la vita. Moriranno in prigione e gli schiavi saranno vendicati. L'opera del mio maestro sarà compiuta. E il fiume sarà nelle mani di coloro che sanno cosa farsene. E poi sarò ammesso nell'ordine dei Templari. Come deciso, se manterrai la parola. Certo, signore. Mi ha addestrato. So molto bene chi è stato il tuo maestro, Baptiste. Ma ricordati a chi devi la tua lealtà. Non vi deluderò. Lo spero per voi. Miei fidati seguaci, state pronti. Il momento del rito è giunto.